Gli orari e le nuove modalità delle corse scolastiche non incontrano il favore della popolazione studentesca e neppure quello dei genitori, che vedono il disagio che devono vivere i loro figli per andare a scuola. Non solo quelli che si devono muovere all'interno del territorio, ma anche quelli che giungono dalle frazioni. I ragazzi di Sant'Anna, ad esempio, possono prendere due corse bus, una che parte da Cavanella d'Adige e passa verso le 7:15, 7:20, e una che partendo da Rosolina passa poco dopo verso le 7:30. Entrambe hanno ordine di fermarsi al Cavallo, capolinea alla Navicella, dove ad attenderle ci dovrebbe essere una coincidenza con la linea 3 che le accompagna a scuola. In questo specifico caso parliamo di Ragioneria Istituto Cestari a Borgo San Giovanni. Il 3 giunge a destinazione una mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli, costringendo i ragazzi a stare all'aperto con qualsiasi condizione meteo fino alle 7:55 circa, quando finalmente possono entrare nell'istituto. È peggio però se la coincidenza con la linea 3 la perdono, a quel punto devono mettersi in marcia fino a scuola di buon passo per non perdere il suono della campana e quindi l'ora di lezione. Tra parentesi, i ragazzi che utilizzano queste corse non sono pochi, spesso una buona parte di loro non riesce a salire sulla coincidenza che si riempie in un battibaleno e alcuni sono costretti a farsi comunque quel bel pezzo di strada a piedi. I problemi sono tutti all'andata perché per il ritorno i ragazzi salgono sul bus davanti a scuola, senza attese particolarmente gravose. I genitori che non possono accompagnarli a scuola tutti i giorni chiedono che ci sia un occhio di riguardo almeno per le corse scolastiche, dove la stragrande maggioranza dell'utenza è composta da studenti e che il tragitto consenta che siano accompagnati fino ai pressi dell'istituto. Ci viene fatto notare inoltre che la fermata del bus a Sant'Anna è priva del palo riportante il cartello e gli orari dall'estate del 2020, quando il palo è stato preso in pieno da un'auto. Chi lo ricorda aggiunge che al tempo fu una fortuna che nessuno stesse attendendo il bus, in quanto l'auto avrebbe potuto prenderlo in pieno. Con questo ricordo in mente si rabbrividisce al pensiero che ci sia chi utilizza il cordolo delimitante la Romea al pari di una panchina. Ora comunque il cartello fermata è agganciato al palo della luce. Un'altra chicca riguarda invece il trasporto scolastico, anzi quasi un mistero. Ci hanno segnalato che alle fermate di ACTV di Sottomarina sono stati esposti orari che sembrano essere favorevoli all'utenza scolastica, ma che non sembrano essere stati esposti da ACTV. Una signora, dopo aver controllato gli orari per vedere quale sarebbe stato il più congeniale per la figlia, ne ha parlato con gli operatori dell'ufficio ACTV di Sottomarina, dove era andata per pagare l'abbonamento. Sentendosi rispondere che quell'orario era sbagliato e non si sapeva neppure chi l'avesse esposto, i ragazzi sono quindi mandati allo sbaraglio. Il trasporto pubblico locale per l'area urbana di Chioggia ha toccato il fondo. Per le corse scolastiche dedicate agli studenti, ragazzi delle medie e delle superiori, spesso minorenni, il fondo lo sta grattando. L'assessore al trasporto pubblico locale, Maria Rosa Chio, che si è trovata davanti a una situazione sull'orlo dell'abisso, lo ammettiamo. Per il momento, se qualcosa è cambiato in peggio. Quando è che l'amministrazione Armelao riprenderà le redini del trasporto pubblico locale? Questo ci si chiede. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.